È l'istituto di credito al centro delle indagini sul suicidio di Vincenzo Di Tinco, il commerciante di 60 anni che giovedì sera è stato trovato impiccato ad un albero d'ulivo nelle campagne di Ginosa. Sulla sua morte indaga la procura di Taranto, per il momento contro ignoti, per istigazione al suicidio. Nelle prossime ore l'avvocato Lecce, legale della famiglia Di Tinco, chiederà l'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca al centro dell'attenzione, la banca che avrebbe negato un fido al commerciante, scatenando in lui la disperazione e poi l'istinto suicida. Il video, secondo il legale, potrebbe fornire elementi utili per ricostruire il rapporto tra il commerciante e l'istituto di credito. Probabilmente Vincenzo Di Tinco si sentiva perseguitato dalla sua banca, almeno è quanto emergerebbe dalle due pagine lasciate dall'uomo con tanto di descrizione minuziosa dei fatti. La banca avrebbe rifiutato di coprirgli una ricevuta bancaria di 1.300 euro che sarebbe scaduta a giorni. Non sopportava l'umiliazione e la paura di un fallimento, hanno dichiarato la moglie e tre figli ai carabinieri, che si appellano alla magistratura perché sia fatta al più presto chiarezza sulla vicenda.